Zig Zag Zo, una rana diventerò! Wow! Ed ecco una rana comune. Osservate bene com'è viscida. E sentite anche che cattivo odore ha. È davvero un odore disgustoso. E ascoltate che verso buffo fa. Bene, a questo punto posso dichiarare ufficialmente la lezione di scienze naturali di oggi conclusa. Tata Susina, credo che tu possa tornare a te stessa adesso. Ho paura che Tata Susina non sia in grado di ritrasformarsi. Non riesce a prendere la sua bacchetta. Oh, ma che peccato. Allora, come compiti a casa? Ma, e Tata Susina? Non possiamo lasciare che resti così. Non possiamo? Oh, immagino di no. Allora, chi di voi vuol farla tornare come prima? Io! D'accordo. Holly, provaci tu. Formula magica sia meglio usare. Sono sicuro che Tata Susina voglia comunque che tu faccia almeno un tentativo. Va bene, proverò con questa. Abracabrata, da una rana a una fata. Oh, ha funzionato. Oh, ti ringrazio, Holly. Ops, scusa Tata Susina. Sei stata molto brava, Holly, ma hai mosso la bacchetta troppo velocemente. Abracabrata, da una rana a una fata! Urrà! Avete visto, bambine? È sufficiente saper controllare la bacchetta. Così Tata Susina è stata maleducata? Un pochino. Le streghe a volte sono permalose. Hai intenzione di sgridare la signora strega? No, ho appena avuto un'idea. Riccardo! Riccardo chi? Riccardo! Oh, vostra maestà! Lei deve essere la signora strega di cui ho sentito tanto parlare. Vi prego, lasciatemi spiegare. Per la sua intelligenza, la sua bellezza e cortesia. Oh! Per non parlare della sua ottima cucina. Gradite un dolcetto ai vermi? No, la ringrazio. Ho sentito dire che ha congelato Tata Susina. Sì, è vero, ma... Capisco perfettamente perché abbia dovuto farlo, mi creda. Davvero? Tata Susina può essere un po' scortese alle volte, ma dipende dalla sua scarsa intelligenza. Ah sì? Beh... Sono sicuro che essendo così intelligente e sapendo che la Tata non è totalmente consapevole delle sue azioni, la lascerà andare per questa volta. A parte questo, confesso che ho bisogno che la Tata cucini per me. Potrei farlo io, vostra maestà. Molto gentile, però... Stavo proprio facendo bollire qualche dente di drago. Ho comunque bisogno che la Tata ritorni. Certo, capisco. Solo un momento. Ringrazia la strega per l'ospitalità. Ti ringrazio per l'ospitalità. Arrivederla, signora. Conoscerla è stato un piacere immenso. Il piacere è stato mio, vostra maestà. Arrivederci! Arrivederci! Per me si sta mettendo male. Holly si è nascosta troppo bene. Credo che non ce la farò mai a trovarla. Ti ho trovata! Oh, ma come fai a vedermi? Io sono invisibile! Oh... Non sono più invisibile. L'incantesimo è svanito. L'incantesimo? Ecco, io ho usato soltanto un pizzichino di magia. Lasciamo perdere. Perché non facciamo un altro gioco? Ti prometto solennemente che non userò le mie ali e la mia magia. Va bene. Allora adesso giochiamo a... Ben! Holly! Bambini! Le tortine sono pronte. Ma signora Elfo, dobbiamo per forza entrare in casa. Non possiamo giocare ancora un pochino? Questa è proprio bella. Credevo che una certa principessa delle fate e un certo elfo trovassero noioso giocare. Ma mamma, noi abbiamo appena cominciato a giocare insieme. E tu hai detto che le tortine dovevano cuocere tanto.
Infatti ci hanno messo tantissimo. Davvero? Vi è sembrato che il tempo volasse perché vi stavate divertendo. Succede spesso. Oh! Volete assaggiare una tortina? Sì, grazie! È deliziosa! È squisita! Queste tortine sono fantastiche! E la signora Elfo non ha nemmeno usato un po' di magia! Ti ringrazio, Holly, ma credo che sia tutto merito di come hai mescolato l'impasto. La vuoi vedere una magia? Va bene! Io posso fare sparire questa tortina! Ma come? Credevo che gli elfi non sapessero usare la magia! Osserva attentamente! E così vuole un secchio di crema pasticcera e un grande barattolo di cetrioli! Esatto! Lo sapevo! Non avrei dovuto chiamare uno gnomo! Cos'hanno che non va agli gnomi? Oh, fanno lavorare gli altri mentre loro dormono e mangiano! Brontoli di nuovo, Tata? Che succede? Andiamo a fare un picnic? No, papà! Questo cibo è per il signor gnomo! E noi cosa mangeremo per cena, Tata? Non c'è rimasto più niente, vostra maestà! Lo gnomo si sta mangiando tutto! Tata Susina, ricordati che al signor gnomo servono dei fiori di plastica, capito? Dei fiori di plastica? Sì, per il mulino a vento! Mulino a vento? È meglio che vada a vedere cosa sta combinando! Oh, ci picchia... La ringrazio, vecchio saggio elfo. Non avrei saputo fare un lavoro migliore, bravissimo! Oh, guardate! Un piccolo ponte! A quanto vedo, ha lavorato sodo, signor gnomo! Certamente, vostra regalità! Allora, lei pensa che adesso potrà andarsene? Oh, beh, penso che non sia prudente che me ne vada, vostra regalità. Cosa? Forse sarebbe meglio che rimanessi qui per sempre. Ma è il mio campo da golf? Oh, vedrete che non vi intralcerò. Ma lei mi sta già intralciando. Oh, crema pasticcera e cetrioli. Non posso giocare a golf con tutte queste cose intorno! Ho trovato! A questo punto possiamo giocare a mini golf! Sì! A mini golf! Il mini golf è molto più divertente del golf classico! Sì! Ma perché loro non amano le cose semplici di campagna e questi strumenti hanno un suono così... grezzo! Risolvo tutto io! Come? È facile, userò la magia per rendere il suono più normale! Signor Elfo, suoni la melodia! Fantastico! Questo è esattamente il tipo di musica che piacerà ai nostri ospiti! Problema risolto! Il re e la regina Calendula! Che delizia vedere di nuovo il vostro piccolo regno, regina Cardo! Per noi è sempre un grande piacere assistere alla semplice vita di campagna che conducete qui! Non vediamo l'ora di sentire un po' di... musica elfica! Oh, certo! Sono davvero eccezionali! Oh, Riccardo! Sei un direttore d'orchestra, non lo sapevo! Ho uno speciale interesse per la musica di questa banda! Ammettere che non mi aspettavo assolutamente che la musica elfica fosse così. Si sono esercitati molto, sarà per questo. Questi elfi suonano bene, ma la melodia è un po' all'antica. E gli strumenti hanno un suono così ordinario. Credevo che la musica elfica fosse più popolare. Che cosa hai detto? Oh, già meglio. Succede? Magia sicura e prudente. Ecco quello che
facciamo qui? Che cosa sta facendo? Sta programmando il robot collaudatore per fare un incantesimo. Quella cos'è? Limonata. Stiamo per collaudare la bacchetta tramutando la limonata in qualcosa di diverso. Si trasformerà in un cocchio tutto d'oro? Oppure in un mostro con 100 occhi e 30 gambe? Aspettate e vedrete. La limonata si è trasformata in acqua! Ma perché ha fatto una cosa simile? Quella non è magia. È una magia sicura e prudente. No, è uno schifo magia. Perché? In cosa l'avresti trasformata? Che ne dici di questo? Ah, hai usato la magia fuori dalla nostra sala collaudo! Oh, quello è un limone. Volevo mutarla in una rana. Tata Susina! La mia bacchetta ha qualche problema. Senti che rumore! Oh, sì, hai proprio ragione. Non è il suono giusto. Quanto è passato da quando l'hai fatta revisionare? 10 anni almeno. Le bacchette andrebbero revisionate ogni anno. Ecco, prova adesso. Sì, così va molto meglio. Tata, hai trasformato il vecchio saggio in una rana. Sì, Holly, esatto. Hai intenzione di ritrasformarlo? Devo farlo, purtroppo. Ti do il permesso, torna te stesso. Bene, ottimo. Patate, carote, cipolla, piselli e formaggio. Non mi sembrano ingredienti speciali. Silenzio, sto pensando. Voilà, ecco la ricetta per un ottimo piatto di Nouvelle Cuisine. Urrà! Ricordatevi che siamo in biblioteca. Posso prendere in prestito questo libro, vecchio saggio elfo? Puoi anche tenerlo se vuoi, principessa Holly. I libri delle fate non dovrebbero stare nella biblioteca degli elfi. Ti ringrazio. Re e regina Calendula, è un vero piacere avervi qui. Ciao, cara. Per noi è sempre una gioia visitare il vostro piccolo regno. Spero che siate affamati. La tata ha cucinato per tutto il giorno. È dalla prima colazione che non abbiamo più toccato cibo. Non volevamo rovinarci la cena preparata dalla miglior cuoca del mondo. Chissà se i fagioli in scatola sono un piatto raffinato. Tata, abbiamo un libro di cucina magico. Ciao, tata Susina. Oh, avete trovato il mio libro di cucina. Dov'era finito? Era alla grande biblioteca degli elfi. Scusa, che cosa ci facevi lì? Mi stavo annoiando moltissimo. Il libro conosce delle ricette di Nouvelle Cuisine. Ottimo! Quali sono gli ingredienti? Una patata, una carota, una cipolla, dei piselli e del formaggio. Ma questi sono gli ingredienti che uso di solito? Sì, gli ingredienti sono sempre quelli, ma il modo in cui li cucinerai no. Ora, metti a bollire dell'acqua. Taglia la patata, la carota, la cipolla, i piselli e il formaggio. E mettili nella pentola. Falli bollire per un minuto e poi raccogli il vapore. Ora puoi servire. Ma è tutto qui! Questo è un piatto leggero e poco elaborato. Ci serve qualcosa da trasformare in scarpe. Un limone? No, deve avere la forma delle scarpe. Ah! Delle carote! Adesso ci serve qualcosa di rotondo e di succoso per l'abito. Va bene, un limone? No, meglio un pomodoro. Cosa possiamo usare per la corona? Ah, eccoti, Holly. Ti ricordi di re e regina Calendula? Buongiorno principessa Holly. Buongiorno. Lui è il mio migliore amico, Ben l'elfo. Buongiorno, Ben. Lasciami dire che il tuo abbigliamento è assolutamente incantevole. Sì, è casual e anche originale. Non è questo che chiamano lo stile country? Credo che come uno si vesta sia molto importante. Mio marito scenderà tra un minuto. È di sopra che sta indossando degli abiti nuovi. Degli abiti nuovi? Sembra estremamente interessante. Oh, beh...
Diciamo che è un esperimento. Scusate per l'attesa. Oh, oh, sei assolutamente strepitoso. Che abito sorprendente, davvero. Voi dite? Indossato, però non è molto comodo. Comunque ti sta a meraviglia. È così originale e molto elegante. Stavamo appunto dicendo quanto sia importante pensare bene a come ci si veste. Oh, ma io non ci ho pensato affatto. Oh. Eh? Incredibile. Oh, ma che succede? Ecco, temevo che accadesse una cosa del genere. Sono particolari gli abiti magici. Sei buffo, Paparino. C'è un limone sopra la tua testa. Allora proviamo così. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Cestino, cestino, di più, di più, di più. Ottimo! Per un momento ho temuto che avremmo dovuto affrontare un'altra inondazione di gelatina. Inondazione, inondazione di gelatina! Inondazione! Tata, adesso c'è troppa gelatina! Fermala, Tata! Te lo chiedo per piacere, gelatina magica! Sparisci subito, fai il tuo dovere! Tata, prova un'altra formula magica! Oramai mi resta solo la formula blocca magia! Però quella viene usata esclusivamente per le emergenze regali! Io dichiaro questa un'emergenza regale! Pioggia, fulmini e saette, vento del nord, soffia ancora! Formula blocca magia, io ti ordino di agire ora! Oh! Ha funzionato! Urrà! Tata Susina, dov'è il nostro cibo? Mi dispiace, ho dovuto bloccare tutta quanta la magia e questo include anche il nostro magico picnic. Certo che è strano, il mio cibo invece è ancora tutto qui. Sì, perché non è stato creato con la magia. E per fortuna ce n'è abbastanza per tutti quanti. Sei gentile, Ben. Ma Tata Susina, tu hai detto che le fate non mangiano il cibo degli elfi. È vero, grazie per avermelo ricordato, principessa Holly. Possiamo divertirci anche senza il picnic. Sediamoci e godiamoci il panorama. Squisito. Io però ho un pochino di fame. Anch'io. Gastone! Come vi dicevo, le coccinelle non sono mai felici. Gastone, che cosa ti succede? Da non credere. Tata Susina, che cosa ha detto? Che gli piaceva la sua tana com'era prima. In disordine e puzzolente. Oh, scusaci tanto, Gastone. Non preoccuparti, la faremo tornare esattamente come piace a te. Sì, siamo molto bravi a mettere tutto quanto in disordine. È divertente. Una ragnatela qui e una ragnatela lì. Perfetto! Bacchetta fa apparire dal niente la cuccia di Gastone sporca e puzzolente. Dei calzini sporchi e anche dei lecca-lecca. Ottimo! Adesso aggiungiamo un po' di sudiciume e abbiamo finito. Splendido lavoro, ragazzi! Questo posto è puzzolente quanto lo era prima. Urrà! E ricorda, Gastone, che ogni volta che avrai bisogno di rimettere la tua tana in disordine, potrai chiamarci e ti daremo una mano. Certo! È proprio a questo che servono gli amici. Venite, andiamo a giocare! Ehi, ma non ci aspetti? Sbrighiamoci, Gastone! Decolla, decolla! Evviva! Evviva! Non mi prendete! Invece sì! Urrà! A
Andiamo subito in cucina. Adesso dobbiamo mescolare tutti gli ingredienti. Una mora, dello zucchero, mezzo limone, la rugiada, bava di lumaca e l'ultimo ingrediente, un rutto di rana. E adesso la formula magica. Zucchero e limone, mora fragrante, rugiada, rutto e bava, mescolatevi all'istante. Quell'intrullo avrà un gusto davvero spaventoso. No, Ben. Non ti ricordi? È una pozione che deve essere solo spalmata sui piedi e non bevuta. Nessuno berrebbe questa cosa. Oh, perbacco, ma è davvero terribile. Oh. Oh. Ha un gusto assolutamente disgustoso. Paparino, ma tu non avresti dovuto berla. Avrebbe dovuto spalmarla sui suoi piedi. Cosa? Mi chiedo che succederà adesso. Vediamo un po' cosa dice il libro. Ah, bla 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 bla. Oh, perbacco! Che significa? Mi sono sbagliata. Quello non era affatto un rimedio per il raffreddore comune. Era una cura per la calvizie. Però devo dire, Vostra Maestà, che i capelli lunghi vi donano moltissimo. Tata Susina, credo che il raffreddore sia sparito. Urrà! Oh, il re mi ha attaccato il raffreddore. Siamo quasi arrivati? Quasi. È qua dentro. Benvenuta, principessa Holly. Ciao, vecchio saggio elfo. Guarda, questo è il grande orologio degli elfi. Wow! Ed è l'orologio più preciso del mondo. Cosa vuol dire esattamente che è preciso? Significa che non può sbagliare. Dice sempre l'ora esatta. Più o meno è così, Ben. Io lo regolo ogni sera quando sento il suono delle campane. Di solito suonano all'incirca quest'ora. Da da dam da do di dam, da 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 di dam. Oh, la mia pancia sta brontolando, il che significa che è arrivata l'ora di cena. È ora di cena! È ora di cena! Le campane! Le campane! Devo regolare le lancette dell'orologio. Ma quella è solo Tata Susina. Che cosa vuoi dire? La tata suona la campanella ogni sera, quando arriva l'ora di cena. E come fa Tata Susina a essere sicura che è ora di cena? La sua pancia inizia a brontolare. Cosa? Vuoi dire che ho sempre regolato il grande orologio degli elfi in base al brontolio della pancia di una fata? Sì! A quanto pare la pancia di Tata Susina è estremamente precisa. È davvero ora di cena. Ciao, Ben! Ci vediamo domani, Holly! La regina non sembra molto felice. Se volete del cibo, posso farne apparire un po' nel mio cestino da picnic magico. Che cosa vorreste mangiare? Adora le cose dolci. Esattamente, che tipo di dolci? Gelatina? Oh, io so fare la gelatina. Attenzione, Tata. Non vogliamo un'inondazione. Non preoccupatevi, so benissimo quello che faccio. Cestino magico, per cortesia, dammi un po' di gelatina, ma che non troppa sia. Ne volete ancora? Nessun problema. Attenta, Tata Susina. Oh, signor elfo, la smetta di agitarsi. Al cestino chiederò gelatina ancora un po'. Vogliono tutte la gelatina!
Oh, santo cielo, ci vorrà un giorno intero. Devo farne subito molta di più. No, tata Susina! Ancora, ancora, ancora! Oh, inondazione di gelatina! Guarda, la gelatina ci sta portando fuori! Inondazione di gelatina! Mi par di udire delle voci. Che dicono? Inondazione di gelatina! Non capisco che cosa stanno urlando. Non so, non riesco a sentire. Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Inondazione di gelatina! Ecco il serbatoio del carburante, tata Susina. Adesso chiedi al cestino magico della gelatina. Cosa? Ma se tu hai detto tata, basta gelatina magica, l'hai dimenticato? No, me lo ricordo bene, ma questa è un'emergenza. Ok, allora quanta gelatina vuoi? Tantissima. Ricevuto! Cosa? Come ci può aiutare? La gelatina esce dal cestino magico a incredibile velocità. Possiamo usare la spinta della gelatina per far volare fino a casa il nostro razzo. Se l'avessi proposto io, mi avresti dato della pazza. Ma non sei stata tu a proporlo, sono stato io. E il vecchio saggio elfo è molto saggio e molto vecchio, tata. Sarà anche intelligente, allora. Ok, facciamo subito un tentativo. Cestino magico, questa volta voglio la gelatina molta, molta, molta! Oh, tenetevi forte! Funziona! Urla! Razzo degli Elfi a controllo missione. Ci stiamo dirigendo dritti al piccolo regno. Grazie alla gelatina magica. Urrà! Molto presto saranno a casa. Di cheese? Cheese? Oh, cosa? Oh! È formaggio puzzolente degli Elfi. Ha un odore terribile. Già, in effetti è il più puzzolente tra i nostri formaggi. Non mi fa ridere neanche un po', signor vecchio saggio. Oh, com'è possibile? Credo proprio che ti trasformerò in una lumaca. Ma tata, hai detto mai vendicarsi con un incantesimo. Non mi sto vendicando. Tra l'altro, dov'è la mia bacchetta? Oh, dai, tata, era solo uno scherzo. Certo, e questo è un altro scherzo. Da elfo allumato. Cattiva, tata. Mi ripeti sempre, quando sei arrabbiata non fare magie. Sbagliavo. Felice giorno degli scherzi degli elfi, vecchia saggia lumaca. Che cosa ci fa qui quella lumaca? Beh, Peppino, il vecchio saggio ha fatto degli scherzi alla tata. Lei si è molto arrabbiata e così ha fatto un incantesimo. Il vecchio saggio elfo voleva solo divertirsi. Non hai il senso dell'umorismo, tata? Sì, vostra maestà. Si può sapere perché l'hai trasformato in una lumaca? Mi sembrava divertente come scherzo. Ah, sì? Lo è stato o no? No, vostra maestà. Non credo che sia molto felice. Beh, non mi sorprende. Trasformalo di nuovo nel vecchio saggio, tata Susina. Come vuole vostra maestà. Ti do il permesso, ritorna a te stessa. Vostre maestà? Papà ci ha detto di dar da mangiare a Betty, ma adesso è così grassa che non riuscirà a volare. Papà deve essersi sbagliato. Ma Holly, papà non si sbaglia mai. Lui è il re ed è anche molto, saggio. Ma come farà Betty a volare? Aspetta e vedrai. Buonanotte, Holly. Buonanotte, mammina.
ai brucobecchi a volare. Beh, ecco, il fatto è che molto presto lei non sarà più un bruco. Oh, non riesco a capire. Lo capirai domani. Buonanotte, Ben. Buonanotte, papà. Che bello, è già mattina. Ben, Ben! Olly! Ciao, Ben. Ciao, Olly. Oh, dove sarà Betty? Io non lo so, ma guardala. E questo cos'è? Non lo so, però non era qui ieri. Ciao, ciao. Ciao, Violetta. Ciao, Fragolina. E quello cos'è? Non lo sappiamo. Quello è un bocciolo. E sono i bruchi a farlo. Allora, secondo te c'è il bruco Betty lì dentro? Sì, ma quando verrà fuori dal bocciolo, a quel punto non sarà più un bruco. E che cosa sarà? Una rana, forse. Una rana? O forse un uccello? Ho capito! Il bruco Betty presto si trasformerà in un uccello, così potrà volare!